Buongiorno a tutti, sono Filippo Cova di investire.biz ed oggi voglio mostrarvi come inserire un trailing stop order. Significa un ordine stop che si aggiusta automaticamente alla seconda dei rialzi del mercato. Quindi, se il mercato sale di una certa percentuale, lo stop si aggiusterà della stessa percentuale, mentre invece se il mercato scende lo stop rimarrà fisso. Ovviamente, come facciamo? Accediamo alla Trader Workstation, selezioniamo un titolo sul quale vogliamo operare. In questo caso io ho scelto Ansaldo, come potete vedere da questa visualizzazione. A questo punto ci mettiamo lunghi su Ansaldo, quindi clic col tasto sinistro sul prezzo Ask e compare il nostro ordine pendente d'acquisto. Tasto destro su una casella qualsiasi della riga d'ordine, andiamo alla voce Allega e selezioniamo Trailing Stop. Vedete che la TWS ha generato automaticamente un ordine figlio che si capisce appunto dall'identificativo, in questo caso 10.1, di vendita con la denominazione trail. Automaticamente la TWS inserisce quest'ordine ad 1 euro, ma è possibile facendo clic appunto sul prezzo di stop modificare anche e porre la percentuale, per esempio, che si desidera valutare. A questo punto il nostro ordine stop trail è stato inserito. Io vi ringrazio, vi rimando al nostro sito investire.biz dove trovate tutte le informazioni che riguardano il mondo dell'economia, dei mercati finanziari, della finanza ed in particolar modo del trading. Auguro un buon trading a tutti ed un saluto.